Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Sì all'uso terapeutico della cannabis. L'Assemblea Legislativa ha approvato a maggioranza la legge per l'utilizzo terapeutico dei farmaci cannabinoidi. Davide Mariotti Bianchi. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha dato il via libera all'uso terapeutico dei farmaci che contengono cannabis. L'Aula ha approvato a maggioranza, 22 sì, 2 no e un astenuto, la proposta di legge contenente disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi, d'iniziativa del consigliere regionale Stufara. Hanno votato a favore i consiglieri di Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Partito Socialista, IDV, Lega, UDC, Nuovo Centrodestra e Forza Italia, con l'astensione del solo consigliere Valentino. Contrari Lignani Marchesani e Desio di Fratelli d'Italia. La legge prevede l'erogazione gratuita per i pazienti, in quanto a carico del sistema sanitario regionale, dei farmaci cannabinoidi nei protocolli dei servizi di cure palliative e terapie del dolore, sulla base di un piano terapeutico redatto da un medico specialista. Dopodiché potranno essere prescritti anche da medici di famiglia. La distribuzione dei farmaci cannabinoidi potrà avvenire sia in ospedale che in ambito domiciliare. La legge istituisce anche un comitato tecnico-scientifico composto da 10 membri a cui non spetta alcun compenso. La norma finanziaria della legge prevede che gli oneri siano sostenuti con le risorse del Fondo Sanitario Regionale. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha eletto il garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, in applicazione della legge regionale 13 del 2006. Alla quarta votazione, con il voto dei due terzi dei consiglieri, l'Assemblea legislativa ha dunque designato Carlo Fiorio, avvocato, professore ordinario di diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Perugia. Fiorio cura da anni, per conto della Facoltà di Giurisprudenza, lo sportello legale dei diritti, un servizio che, con la partecipazione dei laureandi, offre assistenza e consulenza ai detenuti, in particolare a quelli in condizioni di grave disagio economico. Si è svolta a Palazzo Cesaroni l'audizione convocata dalla seconda commissione per fare il punto sull'attività svolta dall'ente Acque Umbre Toscane. Ce ne parla Marco Paganini. Il sistema tariffario in vigore, le condizioni della diga di Montedoglio e i lavori di messa in sicurezza di quella sul Chiascio a Val Fabbrica sono stati al centro dell'incontro convocato dalla Commissione Governo del Territorio dell'Assemblea regionale. All'incontro hanno partecipato l'assessore all'agricoltura e Claudio Serini, Fabio Lunardi e Thomas Cerbini, rappresentanti dell'ente Acque Umbre Toscane, di cui sono soci la Regione Umbria, la Regione Toscana e il Ministero dell'Agricoltura. Al centro degli interventi le questioni relative al sistema tariffario adottato dall'ente, che è lo stesso utilizzato prima della riforma, dato che le due regioni non hanno adottato i relativi regolamenti. Si è poi discusso della diga di Montedoglio, che ha subito un crollo nel 2010 ed è in attesa di essere ripristinata con un intervento stimato in 4 milioni di euro. Dovrà inoltre essere potenziato il sistema di sollevamento che garantisce la pressione adeguata a raggiungere i territori da irrigare. Infine la diga sul fiume Chiascio a Val Fabbrica, che necessita di un intervento di messa in sicurezza da 38 milioni di euro prima di essere portata, si stima in circa 3 anni, da 10 a 60 milioni di metri cubi d'acqua, soglia che rappresenta circa un terzo della sua capienza potenziale. Illustrato in prima commissione il programma di attività per il riordino del sistema di Information and Communication Technology regionale. I dettagli nel servizio di Marco Paganini. Dopo aver approvato nel novembre 2013 il programma di riordino dell'ICT regionale, l'Assemblea Legislativa dell'Umbria si appresta a discutere il disegno di legge dell'esecutivo che dà seguito a quelle indicazioni e predispone le norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e di riordino dell'Information and Communication Technology. L'iter del provvedimento è iniziato in prima commissione con l'illustrazione del documento da parte di un rappresentante della Giunta. I cardini della riforma saranno la creazione di 3 consorzi, Umbria Salute, Umbria Digitale e Umbria Pubblica Amministrazione, che andranno a sostituire le 6 società attualmente esistenti. Non ci saranno consigli di amministrazione ma amministratori unici, inoltre trattandosi di società in-house, ci sarà un forte risparmio legato all'assenza dell'obbligo del pagamento dell'IVA sui servizi prestati alla Regione.
Oltre ad una riduzione dei soggetti della filiera, lo scopo del riordino è allineare le mission di questi soggetti con le nuove priorità dell'agenda digitale, favorire lo sviluppo del mercato locale dell'ICT e la collaborazione pubblico-privato, ottenere economie di scala insieme alle competenze specialistiche necessarie in particolare sulle infrastrutture digitali, con Umbria Digitale, ma anche per rendere effettiva la centrale acquisti e l'operatività dei flussi digitali in ambito sanità attraverso Umbria Salute. La Commissione Sanità di Palazzo Cesaroni ha deciso all'unanimità di riunire in un unico testo i tre disegni di legge per il contrasto alla ludopatia, presentati rispettivamente da Sandra Monacelli dell'UDC, Oliviero Dottorini dell'Italia dei Valori e Franco Zaffini dei Fratelli d'Italia. Unitamente agli altri firmatari, Alfredo De Sio, Andrea Lignani Marchesani dei Fratelli d'Italia, Massimo Mantovani, Massimo Monni e Maria Rosi del Nuovo Centrodestra. Il Presidente della Commissione ha chiesto la sede referente per i lavori di istruttoria. Audizione della Commissione Sanità di Palazzo Cesaroni sui problemi connessi alla fornitura da parte del Servizio Sanitario Regionale dei pannoloni per l'incontinenza. I dettagli nel servizio di Paolo Giovagnoni. I nuovi pannoloni per anziani forniti dal sistema sanitario regionale non garantiscono la stessa tenuta e uguale capacità di assorbimento rispetto al prodotto che veniva distribuito in precedenza, nonostante l'azienda che lo fornisce sia la stessa. Sono tanti i problemi per le famiglie che assistono anziani con problemi di incontinenza e per gli operatori delle strutture che ospitano tali pazienti. È quanto è emerso dall'audizione dei rappresentanti di associazioni, famiglie e strutture sanitarie che ospitano gli anziani in audizione per la Commissione Sanità. Anche i costi aumentano, è stato sottolineato, con l'utilizzo del nuovo prodotto inferiore di peso, 105 grammi invece di 165, e soprattutto delle performance. Crescono infatti le spese di lavanderia, si rende necessario cambiare anche lenzuola, abiti, ci sono conseguenze serie per la salute degli anziani, a cominciare dal problema delle piaghe da decubito, hanno fatto rilevare gli operatori delle residenze. Fra gli intervenuti c'è chi è disposto a pagare un ticket aggiuntivo pur di riavere i pannoloni che le ASL distribuivano fino allo scorso mese di dicembre, che risultavano soddisfacenti per la quasi totalità degli utenti. Tutti hanno chiesto alla politica meno burocrazia, più informazione e coinvolgimento su un problema definito esasperante dalle famiglie e dagli operatori sanitari che accudiscono anziani disabili. La seconda commissione consiliare ha fatto visita al Centro Tecnologico Agroalimentare 3A, Agricoltura, Alimentazione e Ambiente di Pantalla. La visita è stata seguita da David Mariotti Bianchi. Vediamo. La seconda commissione consiliare, accompagnata dall'assessore all'agricoltura, ha visitato il Parco Tecnologico Agroalimentare 3A, Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, che si trova a Pantalla di Todi. Ad illustrare il suo funzionamento e ad accompagnare i consiglieri nella struttura è stato l'amministratore unico Andrea Sisti. Il Parco 3A, agenzia in-house della Regione, è un centro di eccellenza per le attività di ricerca, valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari. Il parco, che si occupa di certificazione di qualità, innovazione, internazionalizzazione e tutela della biodiversità, si estende per 5.000 metri quadrati di superficie coperta in uffici e laboratori ed al suo interno ha delle società operative come Analysis SRL e Biotecnologie BT. Grazie a queste società terze, il Parco Tecnologico Agroalimentare ha certificato 27 produzioni di qualità tutelata controllata. E solo nel 2013 ha effettuato 13.000 controlli nelle aziende e ha analizzato circa 1.000 campioni. L'attività di certificazione ha fatturato oltre 1 milione di euro, coprendo circa la metà del bilancio della struttura, e l'impatto dei prodotti sul territorio sfiora i 46 milioni di fatturato. Grazie al Parco Tecnologico 3A, ha spiegato l'assessore, la Regione Umbria riesce a cogliere gli obiettivi più innovativi che propone la politica agricola comunitaria e ad avere un percorso avanzato nella tutela delle biodiversità animale e vegetale, coinvolgendo in questo percorso numerose imprese non solo dell'Umbria. Si chiude qui questa edizione di TeleCRU, che va anche in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.